Ivan, è giusto che il primo gol ufficiale in campionato lo segnasse il capitano del Teramo? No, vabbè, fa piacere ovviamente far gol, però mi spiace, potevamo fare meglio, magari portare a posto in palio pieno a casa, magari non prendendo subito gol appena fatto, abbiamo preso subito il gol, quindi quello è stato un peccato, perché magari non prenderlo subito, potevamo, passando i minuti, si poteva portare a casa magari. Che fosse un gol liberatorio lo si è capito dalla tua esultanza, hai fatto 70-80 metri di campo per andare nel settore dei tifosi del Teramo. Sì, certo, anche perché penso di mercoledì e tanti tifosi che vengono e ci seguono, e penso è il minimo. E fa piacere comunque vederli, ci seguono sempre, dare il minimo, penso andare da loro e condividere la mia e la nostra gioia. Il tuo gol, ma parliamo un po' del gol dell'Imolese, che cosa non ha funzionato su quel calcio d'angolo? Semplicemente la marcatura, ho perso la marcatura e ho fatto gol, nulla di che, ognuno ha le marcature, purtroppo capita, ma non doveva capitare, perché appena fatto gol, ripeto, dovevamo alzare un attimo l'asticella di attenzione, di concentrazione per non prenderlo. Purtroppo non è andata così. Nel primo tempo, un po' duello con gli attaccanti dell'Imolese, ti abbiamo visto anche prendere un colpo, come stai? Ho preso una bella botta sulla caviglia, mi è salito sopra l'attaccante, niente, un po' gonfio, adesso ho fatto un impacco e vediamo, speriamo di recuperare il prima possibile. Comunque c'è il Gubbio domenica, quindi subito pochi giorni. Si fa il massimo per recuperare subito. Una settimana rosso-blu, San Benedettese, Imolese, adesso arriva il Gubbio. Zichella ha detto: sono certo che i ragazzi daranno tutto per regalare al pubblico la prima vittoria stagionale. Ma certo, noi lo vogliamo e ci stiamo mettendo tutta. È un percorso di crescita che stiamo facendo, dobbiamo crescere ancora tanto. Come ha detto il mister, speriamo di regalare la prima vittoria al nostro pubblico, che se lo meritano.